Sposa TV è andata a visitare l'anteprima Roma Sposa, la fiera per il matrimonio. I migliori espositori del settore ci hanno accompagnato alla scoperta di tutte le novità 2015 e ci hanno rivelato tendenze e must have della prossima stagione. Buonasera, sono Barbara Sarrica, mi occupo delle pubbliche relazioni del Elvira Gramano, che è un atelier storico delle spose romane. È un atelier che esiste da circa 60 anni e dagli ultimi 20 se ne occupa della gestione dell'atelier il figlio della famosissima Elvira Gramano, che è Giovanni Gramano. Quest'anno la nostra collezione è una collezione decisamente romantica, attentissima ai particolari, ai dettagli, ai ricami che sono fatti tutti esclusivamente artigianali dalle nostre ricamatrici. I tessuti sono preziosissimi, sono dei pizzi esclusivi che arrivano dalle zone più rinomate del pizzo, ossia dalla Francia e dal Belgio. Quello che cerchiamo di fare come azienda, essendo un'azienda storica, è di mantenere di sicuro un livello qualitativo altissimo, cercando però di essere al passo con i tempi, nel senso di cercare di fare un prodotto qualitativo alto. Vogliamo coronare il sogno di una vita, che è un abito bello, un abito Elvira Gramano, ma certamente ci rendiamo conto che anche i tempi non sono più quelli di una volta, e quindi anche un occhio ai costi, ai prezzi, per noi è importante. Salve ragazzi, sono Daniele Cori degli Addobbi Cori Daniele. Come tutti gli anni, anche quest'anno siamo qui all'anteprima Roma Sposi. Vi aspettiamo in fiera per darvi le novità di quest'anno. Soprattutto nel mondo dei fiori si può parlare tantissimo di cristalli, di trasparenze, tutto ciò che è bello e elegante. Il bianco sicuramente è il colore che va più di moda. Che consiglio posso dare? Usate i fiori di stagione, non chiedete sempre chi sposa, normalmente chi sposa agosto chiede i tulipani e chi sposa a dicembre chiede le peonie. Cercate di usare i fiori di stagione, risparmiate e otterrete dei risultati nettamente migliori. Grazie, alla prossima! Anteprima Roma Sposa 2014, siamo alla Squisiteria Banqueting e desideriamo offrire a tutti i futuri sposi una nuova opportunità. Andando al di là della tradizionale offerta di banqueting e catering, quindi con la normale personalizzazione dei menù, realizzando dei veri e propri oggetti artigianali, quindi con la totale personalizzazione dell'evento, che non solo passa attraverso la scelta del menù, la scelta degli allestimenti, ma anche verso una realizzazione di oggettistica, di complementi di arredo, di oggetti per la tavola, realizzati dai nostri artigiani appositamente per voi.
L'Orcotto è un laboratorio artigianale che crea bomboniere personalizzate e fatte a mano per gli sposi che vogliono regalare una bomboniera e un dono che fanno per ringraziarli di essere intervenuti al loro giorno più importante. Noi coordiniamo tutto, dalla partecipazione alla bomboniera personalizzandola. Le nostre in realtà sono delle bomboniere particolari perché sono create con amore e con passione e realizzate a mano. Il nostro studio è indubbiamente l'approccio spontaneo che abbiamo alla fotografia di matrimonio. Cerchiamo di evitare, di ridurre al minimo la parte posata all'interno del servizio, andando a catturare situazioni spontanee, divertenti, curiose. Questo è il focus del nostro lavoro. Dovrebbe scegliere noi una coppia oggigiorno perché ci stacchiamo totalmente da quella estate alla fotografia un po' negli ultimi 20 anni. Guardiamo le nuove tendenze d'oltreoceano e ci ispiriamo ai maggiori fotografi a livello mondiale. In questa maniera non solo avrete una fotografia che si ispira alla modernità, ma anche proprio una fotografia che è presente ora nel mondo. Inoltre gli sposi possono contare sulla nostra discrezione e siamo in grado di essere praticamente invisibili ai loro occhi durante tutto il matrimonio, in modo da poter raccontare la loro storia interamente. Il nostro studio ha base in Toscana e comunque lavoriamo abitualmente su tutto il territorio nazionale. Magnon Event intanto è un banqueting, la differenza dal catering è il fatto che facciamo comunque cucina espressa sugli eventi, quindi questa è proprio una delle differenze, il fatto che comunque noi puntiamo molto su quella che è la qualità dell'evento. La cucina espressa rappresenta proprio una di queste. L'altro aspetto è la personalizzazione. Noi andiamo comunque a personalizzare con gli sposi tutto quello che è il percorso, appunto dall'inizio alla fine. Un'altra caratteristica della nostra azienda è proprio legata alla cucina, quindi la qualità attraverso la cucina, ma in che modo? La nostra cucina è di qualità, proprio perché noi poniamo dei paletti alla nostra cucina. Intanto la nostra cucina è studiata su materie prime e prodotti che sono di stagione, non solo di stagione ma nel pieno della stagionalità. Un altro aspetto è legato alla politica del chilometro zero, quindi l'uso di materie prime e di prodotti che provengono dal territorio del Lazio. L'aspetto legato alla cucina lo portiamo avanti anche attraverso quello che è un nostro prodotto che usiamo anche come accostamento a quelli che sono i formaggi, a quelli che sono i dolci finali, che sono proprio le nostre marmellate. Frutta nuda è una nostra creazione. Perché si chiama frutta nuda? Perché è soltanto frutta e zucchero e rappresenta quello che è la nostra cucina, quindi una cucina che va ovviamente a riprendere quelli che sono i sapori di una volta, magari anche associati a quella che è la territorialità, però visto che siamo giovani li rendiamo sfiziosi e divertenti. Vi faccio un esempio, il primo che va di più in assoluto nelle prove menù e nei matrimoni sono i ravioli ripieni di cicoria al cacio e pepe. Non abbiamo fatto nient'altro che prendere due prodotti tipici romani, la cicoria e il cacio e pepe, e l'abbiamo rimessi all'interno del raviolo perché comunque andiamo a rispettare determinati canoni all'interno appunto del matrimonio. Poi ragazzi, voglio dire, fragole e basilico, cioè questo è uno spettacolo, io veramente ve la consiglio di scegliere noi, proprio perché comunque l'ospite dall'inizio alla fine può assaporare tutto. Non usiamo né panna né burro né besciamella perché ovviamente l'ospite quando va via dal nostro evento deve assolutamente poter aver mangiato tutto, ma non ha quell'idea di sazietà, di pesantezza fastidiosa durante gli eventi, ha quell'idea ovviamente di aver mangiato tutto e essere contento perché l'ha potuto fare. Gli sposi dovrebbero scegliere Magnolia perché Magnolia dà agli sposi la possibilità di creare quello che loro vogliono, quindi non siamo noi ovviamente ad attribuire un menu standard, un preventivo standard o comunque
a determinare quelle che sono ovviamente le scelte del cliente, ma è proprio lui, sono proprio gli sposi che tramite noi vanno a costruire il loro evento. Questo secondo me è un nostro punto di forza. Forza, forza, forza! Novità 2015, la linea di abiti da sposa della Savanta Eventi, l'SG Sposa con la linea Butterfly e la linea Elena. Lo showroom è l'Infernetto, via Ermanno Wolf Ferrari 231, Roma. E noi nasciamo come atelier su misura, siamo una sartoria che porta con sé una tradizione e si tramanda di varie generazioni. Quindi tutti i nostri capi vengono eseguiti a mano con la tradizione sartoriale italiana e ovviamente vengono realizzati con tessuti di primissima qualità. Perché un cliente dovrebbe scegliere noi? Perché sicuramente siamo in grado di offrire un abito che lo racconta, nel senso che comunque è un abito che appartiene alla sua personalità, che è stato eseguito appositamente per lui, seguendo i suoi gusti, seguendo le sue esigenze, perché è un abito di manifattura italiana e la manifattura italiana ha fatto strada nel mondo, siamo conosciuti per questo. Villa Ales effettua un solo evento al giorno in esclusiva, quindi dedichiamo la massima cura agli sposi e ai loro ospiti. I ragazzi che si sposano oggi dovrebbero scegliere Villa Ales perché da noi la cucina è interna con uno chef pluristellato, quindi la garanzia dell'accoglienza e del cibo è garantita. E poi abbiamo la massima cura dei particolari, 12 mise en place a scelta, un parco con alberi di alto fusto. Siamo una piccola azienda con grandi aspettative. Siamo specializzati nella cerimonia in villa. La nostra cerimonia dura più di 40 minuti ed è esclusivamente realizzata per ogni coppia. Abbiamo un libro dove viene riproposta tutta la cerimonia e gli ospiti fanno delle letture a loro dedicate, quindi è veramente esclusivamente personalizzata. La nostra azienda viene contraddistinta sicuramente dallo stile, uno stile semplice, elegante e dall'attenzione ai tanti particolari. Quest'anno ho voluto mettere in risalto le scollature utilizzando sia tulle con rifiniture particolari sia anche dei pizzi. E questo perché l'eleganza è data anche da elementi che spesso vengono sottovalutati. Il cliente dovrebbe scegliere il nostro atelier per l'impegno, la costanza e la passione che ci mettiamo. Io in primis in qualità di stilista, ma anche tutto il mio staff, quindi le sarte, le mie assistenti, e soprattutto perché è il Made in Italy, per cui abbiamo tessuti pregiati e la lavorazione è tutta sartoriale, in parte a mano ovviamente, ed è il classico su misura. Il nostro atelier è un atelier giovane con personale volenteroso e soprattutto con tanta passione, per cui cerchiamo di realizzare il sogno di ogni sposa, un sogno che può essere un abito semplice ma sempre con un particolare che lo contraddistingue. Sono tutti modelli unici e io in primis mi metto in gioco dando il massimo. We'll be right back.
Atmosphere è un negozio che sta a Roma, in via Roberto Malatesta, al Prenestino. Nasce circa 10 anni fa come team di ragazze che creano e compongono composizioni floreali. E da questa nostra idea, da questo nostro saper maneggiare bene il fiore, abbiamo creato questo punto vendita che cura, oltre all'aspetto floreale del matrimonio, anche l'aspetto per quanto riguarda le bomboniere, la creazione personalizzata e artigianale di sacchetteria, segnaposto e quant'altro riguarda la cerimonia. Proponiamo ai nostri clienti un trattamento esclusivo. Noi promuoviamo molto il discorso di utilizzare i fiori del vostro matrimonio per tutta la durata dell'evento, non soltanto per la chiesa e finisce lì. Cioè, questo significa che noi curiamo l'evento dall'inizio alla fine, rimaniamo in chiesa e assistiamo a tutto l'evento, dopodiché portiamo i vostri fiori nella location, nella villa che avete prenotato, e lì riutilizziamo gli stessi fiori per il centro tavola o per il buffet o per comunque finire di, per decorare comunque l'ambiente magari esterno della location. Per quanto riguarda le bomboniere, dopo tanti anni abbiamo ristretto i nostri fornitori a pochi ma buoni. La maggior parte delle nostre aziende sono italiane, con produzione italiana. Abbiamo i migliori marchi, Carlo Pignatelli, la Herbit, Cuore Matto, per citarne alcuni. Ma soprattutto abbiamo tanta tanta fantasia. Quello che noi mettiamo nel nostro lavoro è soprattutto la passione per questo lavoro, e perciò per questo la differenza si vede. I risultati nel corso degli anni si sono visti, comunque chiunque è venuto la prima volta nel nostro negozio ha poi sempre riportato qualcun altro della sua famiglia o le amiche. Il passaparola è la cosa più importante. Ciao, io sono Alessandra Ferrari, la stilista di Brutta Spose. Quest'anno facciamo 20 anni di duro lavoro, però sempre un amore di lavoro. Facciamo sposare le ragazze, sono tutte felici quando scelgono l'abito da sposa. Che posso dire? La nostra collezione è una collezione particolare, molto ben fatta, perché sono abiti sartoriali, fatti in modo esclusivo come si faceva una volta, proprio tutto fatto a mano. Abbiamo ricami, fiori, e quest'anno fondamentalmente va di moda il pizzo, e quindi abbiamo creato delle linee piuttosto sensuali in modo da accontentare le ragazze e anche le donne un pochino più mature. La nostra azienda è fondata sull'amore per il nostro lavoro. Mi chiedono spesso: come mai il nome Brutta Spose? Io dico, è nato da una provocazione. Ovviamente cerchiamo in quel giorno di rendere la sposa la più bella del mondo, e poi viene ricordato, viene spesso ricordato, quasi quando si esce dalla fiera ti rimane impresso, nel bene o nel male rimane impresso. Abbiamo adesso cercato di raggiungere anche una clientela internazionale, facendo le fiere a Tokyo, a New York, per ampliare il nostro lavoro. Thank you.
Caterina, io sono una psicologa, ho sempre avuto la passione per il trucco e quindi mi sono messa a fare la truccatrice. Credo che questo mio background culturale mi aiuti un po' con le mie clienti per cercare di capire insieme che tipo di immagine vogliono dare, soprattutto in un giorno importante come quello del matrimonio. Ora iniziamo il nostro trucco partendo dalla base. Con il fondotinta andiamo a uniformare il colorito. Con il correttore andiamo a coprire un po' le occhiaie. Adesso fissiamo tutto con un po' di cipria in polvere trasparente per non andare a deviare il colore del fondotinta che abbiamo utilizzato. Adesso creiamo sotto l'arcata sopraccigliare un punto luce color avorio per illuminare lo sguardo. Adesso passiamo a truccare l'occhio. Sugli occhi della nostra modella utilizzeremo un bel color frugna che metterà molto in risalto il suo sguardo. Adesso ci occupiamo del contorno inferiore dell'occhio. Adesso valorizziamo gli zigomi della nostra modella. Finiamo l'occhio con un po' di mascara e finiamo con le labbra, che la nostra modella ha talmente belle che valorizzeremo solo con un po' di lucida labbra. E il nostro trucco è terminato. Villa Lago dei Cigni è una villa per ricevimenti che si trova a Trigoria, in via Calo Pezzati 860. È una villa grandissima di 10 ettari, non è una semplice villa per mangiare, ma dove voi potete sognare per un giorno intero. Abbiamo piscine, laghi, fontane, abbiamo tre location, una delle location si chiama Fontana di Trevi, è una location grandissima, bellissima e nuova, dove potete venirla a vedere perché ha degli effetti scenografici particolari. La villa ha la cucina interna, quindi non c'è catering. Potete scegliere il vostro menù e perfezionarlo come volete. Vi aspettiamo nella nostra location. Il nostro numero di telefono è 06 50 62 913 339 6603 249. Vi aspettiamo, grazie. Ragazzi, il mio consiglio per il vostro matrimonio è quello di lasciare da parte galateo, mamme, nonne, le mode del momento e pensare esclusivamente ai vostri sogni, ai vostri desideri e ai vostri gusti. Tutto qua, in bocca al lupo! Due caratteri diversi prendo fuoco facilmente. Siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Fra le mie braccia dormirai serenamente. Questo sai, sentirci pienamente noi, un'altra vita mi darai, non conosco la mia compagna, tu sarai, fino a quando so che lo vorrai, e vivremo come sai, solo di sincerità, di amore e di fiducia. Poi sarà quel che sarà. Fra le mie braccia dormirai serenamente. Ed è importante questo sai, sentirci pienamente noi. Pienamente noi. Pienamente.